giovane docente, al momento è dottorando in, se non sbaglio, astronomia, però è un poliglotta, parla francese, parla chiaramente inglese, giapponese, latino, eccetera. Ora, che eccetera, quando si parla di poliglotta può voler dire tutto e niente, ma insomma, invito sul palco Luc Amadeus Ranieri. Ciao, salve Tommy! Salve! Salve! Bene, puntualetis! Bene! Bene a Divi, tron qua, puntualetis! Ottime! Ancora una volta, voglio sentire la musica e dalle parole. Puntualetis! Bene! E questo suono, essendo americano, anche un tifoso dell'Italia stessa, questo suono, la musica delle vocali che voi usate quotidianamente sono cose che io vi invidio, perché io non faccio facilmente queste cose. Ho bisogno di praticare e di studiare molto, perché abbiamo più di una ventina di vocali nell'inglese, è difficile, ma non abbiamo questi suoni che voi avete. Perché, e dunque voi italiani siete in grado, molto più di me, di parlare perfettamente il latino, in maniera anche colloquiale. E beh, io mi chiamo Luc, certo, Ranieri, di origine abruzzese, dai nonni, e anche Lucius Ranierius mi chiamo in latino. Anche c'è questo mio sito web. Ma ho bisogno di un volontario italiano, per favore. Lorenzo. Lorenzo, dov'è? Dove sei? Non ti vedo. Ho sentito la voce, questa voce, per favore, legga. Ad alta voce per tutti. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Grazie. E ho bisogno di un'altra volontaria, forse? Bene. Non posso vedere. Qualcuna? Qualcuno? Può leggerlo? Elige Ipse. No. Cominci qualcuno, per favore. Ho lo stesso uomo. Voi ascoltate il mio sparso e il suono. Grazie mille, perché volevo far vedere ad un ipotetico americano a cui interessa tantissimo la letteratura italiana, il suono vero dell'italiano, che voi certo conoscete benissimo, però questo americano ipotetico non ha mai sentito un vero italiano. Ha studiato l'italiano per mezzo dei libri, soltanto, e ha imparato a pronunciare anche queste frasi, però soltanto con una fonetica inglese, perché i libri li scrivono, fanno un'analogia a, si dice a come in father, eccetera. E dunque, come pronuncia? Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la dritta via era smarrita. Voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri, quando io nutrivo il cuore, in sul mio primo giovenile errore, quando ero in parte al trono più sono. Non ho mai sentito il suono dell'italiano, questo ipotetico americano. Non sa che piace tanto, capisce tutto anche questo americano. Però una parte importante della lingua non c'è. Ovviamente
una cosa che a voi occorre immediatamente, per questo no. Ora che fa? Dopo molto pratica, questo americano ha l'opportunità di trovare YouTube, eccetera, anche in venire in Italia a parlare con gli italiani, imparare la vera lingua, anche il suono, la fonetica, e può dire dopo molto tempo, nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la delitto vi era smarrita, facendo anche una, diciamo, una lesione, cioè due vocali nella stessa sillaba, una cosa che voi fate ogni giorno, senza pensarci, anche come i romani antichi facevano in latino, anche il raddoppiamento sintattico, che la, diciamo, non che la, come diceva l'americano prima. E questa è la cosa, perché secondo voi, forse questa è una domanda retorica, però, secondo voi, qual è il più italiano? Nel mezzo del cammin di nostra vita o nel mezzo del cammin di nostra vita? Ovviamente io sono americano, sono straniero, ho un accento non troppo forte, ce l'ho, io sento purtroppo, ma io lavoro ogni giorno anche per migliorare questo suono, per imitare appunto voi. E appunto la cosa che faccio è mettere la vocale proprio dentro la bocca. Voi naturalmente pronunciate questi vocali perfettamente, è la vostra natura. Ma pian piano io trovo il modo in cui pronunciare meglio l'italiano. Bene, ok, abbiamo visto. Parleremo oggi un po' di... volevo chiedere, chi non ha mai sentito di questa pronuncia restituita del latino? Fatemi vedere. Beh, voi tutti avete sentito di questo? Bene, perché non voglio parlare troppo di questi suoni, questi fonemi, se sono già ben conosciuti da voi. E allora, parleremo un po' di questi suoni e poi una cosa che è molto importante sono le cose che non facciamo in italiano. L'italiano è assolutamente la lingua più vicina al latino. Però ci sono delle cose che possiamo fare, perché questa lingua è viva, il latino voglio dire, il latino è vivo adesso, o per un giorno ho parlato molto di più in latino con questi amici e colleghi che in italiano, infatti, per questo io dico una cosa molto latina, prego scusi in anticipo, però bene, vediamo. Allora, a che livello? Perché secondo me, io perché ho studiato delle varie lingue, è una cosa molto importante, è la fonetica, secondo me, è una cosa che possiamo patrogenare, non con tantissimo tempo, è possibile farlo. Questo esempio vi darò, come suona, secondo me, e questo è sempre la mia opinione, però penso che così sarebbe, penso che così sia il suono. Non ego nobilium sereo studioso securum, cui tamen ipsa faves, quin catodille precor, ut locore arte cum veni, te cumque sedere, ne tibi non votus quem facis esset amor. Tu cor suspectas, ego te, spectemus terque, quod juat ad populos, pascat terque suos. Cioè, avere questo ritmo, non dobbiamo fare come tradizionalmente si va in Italia, e unicamente in Italia, cioè non ego nobili, un sedeo, mi ricordo avendo imparato questo in Italia, ma come mai? Questo veramente si sente così? Ah, secondo me no. Bene, ok, tutti di voi avete già conosciuto questa pronuncia classica, diciamo, sì? Si pensa di sì? Fatemi vedere, chi conosce? Già? Forse non tutti usate, ma vabbè, è solo che io uso e io volevo far vedere perché io uso. Come sappiamo, per motivi, ma non voglio parlare di questi motivi oggi. Ok, i fonemi, diciamo, certo, diciamo che era anche Lorenzo ha usato molto bene questi suoni un attimino fa, che era gemma,
eccetera. Però, bene, vediamo, la H si pronuncia più o meno come in inglese, però non sempre, perché in questo esempio, Hank tu può liquidis, Hank. Dobbiamo forzare questa H? No, secondo me, diciamo. In primo, scusate, qui Hank, ma qui si sente più come Hank perché c'è una consonante prima, cioè Hank tu può liquidis, Hank, la H. Non c'è più quasi. Va bene così. Va. Allora, la S però, sempre sorda, cioè rossa. Allora, pratichiamo una cosa, perché questo è molto interattivo, un po'. come diciamo in italiano, rosa, più o meno, io cerco di fare questa O aperta, rosa. È aperta anche in latino, ma breve. Rossa, rossa. Ripetete per favore, rosa. 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 Oh, bene, ecco questo, papà. Breve, breve, perfetto. Ok, o tranne qualche parola greca, barbarismus, sigma, più, mu, si sente sma, ma questo suono, barbarismus, non tornava all'orecchio romano, comunque dicevo spesso barbarismus, non barbarismus. Rosa. 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 Ah, ecco. Rosa. Grazie a Stevie, ottimi esercizi. Allora, facciamo un altro esempio, la V è una doppia V in inglese, praticamente, vero, vero. Fatemi sentire, vero. Vero. Oh, bello, bello. Allora, in pomodoro. Italia. Pomodoro? Ah, ecco. In vita Minerva. No, no. Yeah. Dove sei? Qui è. Bene. Bene. La Z però non si pronuncia come in italiano, però il suono è come in inglese, perché nel lattico è una S più D come Atenasde, però nel periodo di Coenè dei romani, diciamo classici, Cicerone, Cesare, eccetera, è un suono z, ma anche raddoppiata, cioè perché abbiamo appunto la messa, che è massa in latino, viene di massa, nel Coenè, si scrive spesso così, con una lunga, perché appunto perché la sillaba è lunga, ma c'era questo suono doppiato. Queste cose, le cose superficiali, però ne passiamo. Bene, allora, questi suoni aspirati, cioè P più H si sente come P più H, cioè Philippus, proviamo questo, Philippus. Philippus. Oh, bello, bello. Facciamo Triumphus. Triumphus. Oh, bello, bello. Voi fate molto meglio di me. Ho uno studente italiano, qui insegno il latino, pronuncia molto meglio di me a causa della vostra natura foneticamente. E poi un altro, oh scusate, facciamo Philosophus. Philosophus. Ma questo è il suono alieno, è straniero, che era un romano antico. Allora scrivevano spesso coloro che non conoscevano il greco, Philippus, Philosophus. Dunque va bene fare anche così secondo me, ma non pronunciare come una F perché non aveva questo valore fino ai tempi bizantini. Bizantini cioè. Bene, DH, stessa cosa. Atena, Atena. Atena. Bello, bello. O se non vi torna la ta. Bene, allora dite teatro, teatro. Teatro. Va bene così, perché i romani non avevano questo suono straniero greco e non erano sempre in grado di farlo. E bene, GH stessa cosa. Proviamo. Achille. Achille. Bene, io faccio un dio fra. Achille. Non è necessario, diciamo allora, Hulker, senza l'aspirazione, va perfettamente, Brachium, eccetera. Bene, ok, GN, secondo qualche filologo, e secondo me anche, non sono filologo però, si sente come nella parola inglese hangnail, cioè come la di anche, perché non diciamo anche, giusto? Diciamo anche, un suono come sing o king in inglese, cioè re o cantare, sing, king, più una N, manna, non penso che voi abbiate mai fatto questo suono, ma proviamo, manna, manna, oh, che bellezza,
incredibile dirlo, e poi Innis, Innis. Bene, però anche come abbiamo visto, secondo qualche romano, diceva anche Ignis e Magnus. Anche questo va benissimo per me. Bene, poi di più una vocale, ricordatio, initia, andiamo avanti però. Allora, il mio preferito, e i miei amici e colleghi mi prendono in giro molto bene, dicendo perché io faccio un suono nasale, perché la M finale appunto non è una consonante, però un suono, una vocale nasale. E per esempio, scusate, non so dove è il laser, eccolo, eccoci, meglio. Bene, non Julian, come diciamo spesso, ma invece Julian, Julian. Bene, ripetete, Julian. Julian. Marcus pulsa Julian. E all'orecchio nostro, cioè parlando l'italiano, l'inglese, non abbiamo questo suono. Esiste però in portoghese, anche in giapponese, esattamente uguale a quello del latino, secondo me, di questo periodo, perché è una vocale. E sappiamo che sia, sappiamo che questo suono è una vocale perché abbiamo delle edizioni nel metro, come in un verso di Virgilio, mutuille, mutum ire, no, mutuille, non facciamo questa liaison, come diciamo in francese. Bene, e allora, proviamo un'altra, sette. Sette. Allora, che è strano per noi, è un suono strano. La cosa più importante, secondo me, è non fare chiudere le labbra, perché se chiudono non è la vocale più. Se è molto nasale, faccio salute, sette, molto nasale. Non bisogna essere nasalissimo, ma non fare, cioè, sette e fare un sorriso. Bene. E poi questo perché, perché certo le vocali nasali non esistono in italiano, giusto? Ah, esistono. Perché? Per favore, in italiano dite a me, io insegno, insegno. Insegno. Insegno, beh, perché non diciamo insegno, diciamo insegno. Una N molto più debole. E in isolazione questo suono è I. Voi fate, naturalmente, e anche infatti, non diciamo infatti, possiamo dirlo, però non è naturale per noi, se io posso dire che sono, non lo sono però, in italiano, infatti, o in Francia, non diciamo in Francia, ma in Francia, giusto? O se non pensate così, dite voi dopo il talk. Quando abbiamo una N, poi una S, in italiano, o una F, S o S, prima una N, diciamo insegno, infatti, in Francia, sensi, provatelo, sensi. Sensi. Bellissimo, bellissimo. E così, questo facciamo naturalmente, cioè parlando l'italiano, sensi, ma questo I in isolazione è strano il suono, lo so, però provatelo, forse vi piace. E questo on, cioè come in Virgilio ha scritto così, wiron, 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 o più ad alta voce, wiron, wiron, bello, bello. E poi sun, 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 un'altra volta, sun, 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 magister sun, magister sun, magistra sun, magistra sun. Mi piace. Bene, però nell'ambito delle altre consonanti abbiamo questi cambiamenti, cioè non bisogna essere nasalissima davanti ad una altra consonante, cioè cum mormore, cum mormore. Cum mormore. Per questo motivo, per scrivere la M, perché con tante parole si sente una M, un mormore. E poi regem belloque. Regem belloque. Bellissimo. E poi, ma questo, più una consonante dentale, non è più deum, ma deuna,
Deunto. Un'altra volta, Deunto. 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 E poi con una N, Quisquannume. E poi, davanti ad una S abbiamo la stessa cosa con il senso, infatti, in Francia, cioè Super un saiwa. E poi, e questo è naturale per noi anglofoni, anche voi italiani, cioè la N o M davanti alla C non è dun o dunna, condrezze dunna, ma dun condret. Bello, ok. Bene, e poi abbiamo la cosa che faccio, l'accento dell'italiano in inglese, noi da ricco conosciamo subito noi anglofoni, quando dite una cosa come id o fortis o digit, cioè aggiungendo un'altra vocale, perché ricchissimo, l'italiano essendo ricchissimo nelle vocali, aggiungete un'altra vocale, perché no? Però non abbiamo questo fenomeno in inglese, tedesco, francese, eccetera, dunque possiamo, spagnolo, possiamo dire id. Allora provate a dirlo id. Invece di id o fortis. Digit. Cantarum. Bello. Ovviamente cadono nell'italiano, cantarum, no. Però bene, andiamo. Le consonanti doppie sono esattamente come in italiano. Però, se avete mai sentito, abbiamo questi altri stranieri come me, che parliamo non come gli, diciamo, americani latinisti normali, cioè che dicono? Non dicono annus, dicono anus. Dicono invece, anche qua, chi ha incontrato un americano che ha detto, oh, quanti anni hai? Quanti anni? anni, giusto? E ridete, ma immaginate un romano antico ridendo a noi che diciamo id o un'altra come io canto, cioè cannibal, se diciamo cano. È simile secondo me. Beh, ok. Andiamo alle vocali, le qualità sono esattamente come l'italiano. Anche questo sistema di dire E chiusa o E aperta o eccetera esisteva praticamente nel latino. Avete già questo sistema nell'italiano, non parlo di questo. Dunque, però, la lunghezza della vocale è la parte più importante del latino, secondo me. Cioè, più di le altre cose sono non superficiali. Questo è importante, però, secondo me, è dire, per esempio, non caro, perché caro è quasi ablativo di o sei tanto caro a me, cioè, ma questo è caro, cioè la carne. Caro. Bene, breve e lunga. È difficile fare, però, ad alta voce, di nuovo, caro. Caro. Bello, caro. E poi abbiamo amare, quindi esattamente come l'italiano, amare. E poi un altro, diciamo spesso nella pronuncia scolastica, iter. Breve, breve, poi lunga, iter. Bene, mi piace. E poi litus, che è facile fare, litus. È importante, se parliamo velocemente in latino, non dire litus, ma litus. Bene, poi diciamo ubi, spesso non ubi. Ubi, bene, è udor. Udor. Questa differenza è importantissima, possiamo anche esagerare questo suono all'inizio di praticare la nostra lingua parlata. E poi bella e tenere, cioè quelle differenze sono come l'italiano standard, non parlo di questo allora, ma io adoro chi conosce il francese, il tedesco o anche il svedese? Bene, chi può fare? Oh, mi fa piacere. È difficile fare, insegno ai miei studenti così, cioè cominciamo con la I e poi chiudiamo le labbra in un cerchio U, ma tenendo un suono di I dentro, cioè
I. Provate adesso. I. Sura. Sura. Bene. Dionysius. Dionysius. Questo mi fa ridere quando pronunciamo correttamente, perché ebraico è tanto carino secondo me. Dionysius, o anche accusativo, Dionysium, Dionysium, eccetera. Bene, ho un'altra di prova qui, cioè Canovo. Canovo. Bene, e poi Sinus. Sinus. O Ages. Ages. Tuo. Tuo. Voi fate molto meglio di me, perché avete le qualità giustissime. Poi Igitur. Igitur. Bello. Non Igitur, ma Igitur. E poi Rota. Rota. Bene. La O è sempre aperta, ma breve. Rota. Voi fate perfettamente. Poi non diciamo Chigro, ma Chichero. Chichero. Bello. E poi Equis. Equis. E Manu. Manu. Domina. Domina. Bene, e facendo così impariamo il suono stesso, perché imparare queste lineette, questo è una fatica. Però imparare il suono della lingua, questo è l'importante, secondo me. Bene, andiamo avanti allora. E, bene, i ditonghi. Che abbiamo au è un italiano, non parliamo di questi allora, ma questo è un suono perché coloro che, cioè d'Italia, che vogliono fare questo suono nel muore, cioè nel suono classico, credo che loro pensino che sia come maestro, cioè non un ditongo, ma due vocali in sillabe diverse, però non lo è più simile al, perché diciamo dai in italiano, ma un americano come direbbe dai, cioè anche l'occhio che è I, o io I, diciamo I in inglese, è un suono credo un po' più leggero nel latino, però io dico I, cioè non I, ma I, proprio laita. Laita. Bene, cioè praticamente è molto simile a I. E il mio consiglio è non dire laeta, ma meglio dire, non, se hai, è troppo difficile da fare, facciamo come italiano, laeta, perché laeta. Questo è infatti un antichissimo suono del latino, e va bene. Anche questo, foidus, come boy, cioè ragazzo in inglese, se non vi torna oi, allora oi va bene, cioè foidus, foidus. E questo è importante, fare una sillaba, laeta, foidus, non foedus, non laeta, non comodiae o qualcosa del genere. Ebbene, e poi quick, come pronunciate voi? Quick. Ma perfetto, allora andiamo avanti. Ok, questa è la cosa che mi interessa, perché quando imperiamo per bene il suono di una lingua straniera, per esempio, i francesi sono molto tifosi della loro lingua, e cercano di insegnare noi molto bene il suono di una frase, di tutta una frase. È un metodo che possiamo applicare a tutte le lingue straniere, anche questa lingua straniera a noi, cioè il latino. Bene, come facciamo? Abbiamo qui delle sillabe lunghe e brevi, per esempio, salve. 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 Bello, perché vogliamo dire salve, o salve, cioè breve, ma questo è vocativo, non è imperativo. Salve. Salve, 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 grazie, qui a me, dixisti, salmesse, se salve, o spero che tu stia bene, giusto? Salve, e poi... diciamo sempre domine in Italia, ma invece domine. 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 Salve domine. Salve domine. Bello. E poi questo. Bene, cominciamo. Io faccio sempre così con i miei studenti. Io comincio dalla fine, poi all'inizio. Facciamo una costruzione della frase così. Amantissime. Amantissime. Non difficile per voi fare, perché questo è praticamente italiano, foneticamente.
Semperamentissime. Semperamentissime. Bello, bello. E poi salusi semperamentissime. Salusi semperamentissime. Perfetto, bellissimo. Io invece dire salusi semperamentissime, cioè abbiamo rotto il ritmo se facciamo così. E questo è importante secondo me, perché? Perché ho fatto quel brano di Ovidio prima, ma perché? Perché non bisogna imparare il metro. Un romano antico poteva leggere ad alta voce Ovidio o Vergilio e si poteva vedere dal suono, dal ritmo, perché pronunciava con queste lunghezze naturalmente. Un altro esempio, ok. Quomodo res tu hai, quomodo res tu hai. Quomodo res tu hai. Omnia bene. Omnia bene. E questo è difficile per noi perché diciamo bene in italiano, bene, con una vocale lunga, scusate. Omnia bene, omnia bene. Omnia bene. Il mio consiglio qui è trovare qualsiasi brano, la conversazione, se chi parla con gli studenti in latino nelle lezioni vostre, bene, quando lo fate, mi raccomando, scrivere sulla pezzettino di carta la frase, poi dove sono le sillabe lunghe o brevi? E poi io recito, poi io pratico, quomodo res tu hai, e sono non tu hai, anche mi registro la voce, così sono consapevole del mio accento, anche in latino, ho lo stesso accento in latino quando parlo, infatti, cioè le vocali americane, più o meno. Bene, un altro esempio, ma andiamo avanti. Ah, questo, perché diciamo qui dagis, invece diciamo qui dagis. Qui dagis. Qui dagis, bene. Poi, modagena, modagena. Modagena. Bene, bene. Chi può fare questa nasale? Modagena. Modagena. Sorriso, non facciamo più delle labbra. Bene. Anche abbiamo una edizione, cioè un misto delle vocali, cioè modagheva. Modagheva, non cautem bacatni. Modagheva, bene, hai fatto bene. Ok, bene, sappiamo questi altri esempi. Ok. A quando? A quando? A quando? Infatti, appunto, questa è l'origine della nostro raddoppiamento sintattico, perché da viene di a, infatti, allora diciamo, non diciamo da quando, ma da quando, un suono raddoppiato, no? Da quando è naturale per noi dire, dunque se noi diciamo da quando e non da quando, è importante anche fare questa sillaba lunga in latino, a quando. Bene, un altro esempio, cioè intrapalcos, intrapalcos. Intrapalcos. Bene, e ci sono delle lingue nel mondo che fanno così, non solo il latino, il greco antico e il sanscrito, ma il giapponese, il finlandese, l'ungarico e anche il ceco, la lingua ceca, queste differenze esistono. Allora, io non ero assolutamente convinto di questa cosa prima di imparare il giapponese. Poi era una cosa per me, dopo molti anni, naturale fare intra-paucos, sempre facendo un discrimine fra le sillabe lunghe e brevi. Sis ambora. Sis ambora. Bene, facendo questa A. Bene, ok, andiamo alla cosa che insegniamo ai nostri studenti, cioè Cesare, certo, Gallius, Tomis, Tivis, in parte, stress. Bene, proviamo insieme. Ripetete per favore, tres. Tres. Parte, stress. Parte, stress. In parte, stress. In parte, stress. Questa è una visione, possiamo fare, questa è una semplificazione di Wiss in partis tres, ma facciamo queste sillabe, questo è il ritmo importante, di Wiss in partis tres. Di Wiss in partis tres. Bene,
Omnis divis in partes tres. Omnis divis in partes tres. E poi Gallia, Gallia, e abbiamo una elisione qui. Gallia omnis divis in partes tres. Gallia omnis divis in partes tres. Bellissimo, vi faccio sentire. Perché un'altra cosa è che Gallia, lunga, breve, è breve, infatti ast, cioè una sillaba lunga, è possibile fare anche forse 20% del tempo una IA come Italia, diventa Italia, cioè come pronunciamo in spagnolo, in italiano, Italia, Gallia, invece di Gallia, o con tre sillabe o con due, l'uno l'altro è possibile nel latino, scusate. Dunque, anche questo sarebbe una sillaba lunga. Ma è strano, perché abbiamo visto che le sillabe brevi sono comunissime, ma non in questa. Gallia omnis divis in partes tres, qua runnin corberga, aliacitani, tertian quipsorum lingua celta, nostra Gallia bella. Non so se Cesare sapeva bene il metro, il ritmo, però mi fa ricordare, perché sono anche soldato dell'esercito, Gallias omnis divis in partes tres, un ritmo militare come, ecco la marcia, andiamo, infatti una incredibile, un'altra dimensione per me, quando ho fatto questo mi sono reso conto, mi sono accorto, a questo, lui è non un poeta, ma è un letterato, chiaramente, ha fatto questa... possiamo apprezzare il suono, cioè come in mezzo del cammin di nostra vita o nel mezzo del cammin di nostra vita. Uno è l'italiano, l'altro meno, secondo me, di questo, cioè, il latino di questo periodo, voglio dire. Un'altra... che a me fa molto piacere recitare, cioè «Pus quetanda potere, Catalina, patientia nostra, quandia te proviste tus non serudet, quad fine se sepranati a tavda o d'appia, con i pugni combatte contro Catalina davanti a tutti». Questo suono sta attaccando con il suono del ritmo stesso, secondo me, ha fatto esattamente così. Invece di... ma possiamo anche usare un suono, cioè una pronuncia tradizionalmente italiana, ma conservare le sillabe lunghe e brevi è la cosa importante, cioè «Usque tanta potere, Catalina, pazienza nostra». Non è brutto, non ha fatto. Quandi etsiam proristus non se lude, qual fine sesse frannati a tave d'audacia, e non audacia, ma audacia, con due brevi, invece di ciacia. Possiamo anche fare così, e questo è importante anche per imparare, anche fare, imparare alla, agli studenti, cioè il suono del latino. Bene, poi... questo di nuovo mi piace perché è una prima cosa, una poesia che ho imparato a memoria. Partiamo da qui. Equorum. Equorum. Studiosus equorum. Studiosus equorum. Bene, un'altra volta. Studiosus equorum. Tutti insieme. Questo è un errore, scusate. Se breve, scusate. Se deo studiosus equorum. Se deo studiosus equorum. È difficile per noi sempre dire non serio, ma se deo, breve, se deo, ma fate benissimo, bene. E poi nobilium se deo studiosus equorum. Nobilium se deo studiosus equorum. Bene, un'altra volta. Nobilium se deo studiosus equorum. Nobilium se deo studiosus equorum. È tutto? Non ego nobilium sedeo studiosus equorum. Non ego nobilium sedeo studiosus equorum. Bellissimo. E l'importante è
questo è esametro, questo è vetro. Chi se ne frega? Che non è importante. Non è importante che sia o esametro o pentametro, perché possiamo, perché se facciamo da capo con le frasi più semplici, sempre riconoscendo questo ritmo, possiamo, come un romano antico, pronunciare la poesia e la letteratura senza pensare a questo ritmo, questo ritmo esametro, Orazio, che è difficile, Orazio è difficile se dobbiamo pensare al ma invece se pronunciamo da capo con il suono romano, arriviamo qui. E questo molto favoloso. Bene, provate voi allora, e non sarà una in coro, cioè non sarà una armonia, però facciamo lo stesso. Bene, andate. Arma verunque cano, roi ai quimimus amoris, italiam vato profus a mia joveni, vitora multi letteris jactatus et altro. Sembra che quando vai in chiesa che c'è la vecchina che canta sempre fuori dentro. Che canta sempre fuori dentro. Ma la cosa che a me piace, Giampiero, è il suono di questa voce che viene d'Italia. Cioè, dopo un po' di pratica possiamo arrivare a dire arma virunque canon troiae qui primus aboris, si italian fato profus, la vigna che vedit litora, mutuile tiactatus, eccetera. E dire così senza pensarci a questo è un pede, eccetera. E poi i miei consigli è cominciare con le cose più semplici, praticare da sé, anche a registrare. Io odio sentire la mia propria voce, infatti, perché ho fatto un errore, ho fatto questo, però così possiamo migliorare. E poi, perché il giudice più duro siamo noi, contro noi, secondo me. E poi, anche prova, perché se facciamo, chi parla il latino meno un po' con qualsiasi persona? Abbiamo questi qui, lo so. Bene, allora provate allora con le cose più semplici riconoscere. Però volevo anche aggiungere che non possiamo essere perfetti, siamo tutti stranieri di questa lingua, affinché abbiamo dei figli che parlano soltanto in latino e non italiano, inglese, forse esistono, non so. Però piccole cose. Se è troppo difficile contro l'animo pronunciare chera invece di cera, o gemma invece di gemma, vabbè, ma le sillabe, le lingue sono cose che secondo me sono importantissime. Allora, questo invito vado da Virgilio nel primo epiloga, che io ho imparato appunto qui in Italia, a Firenze, quando studiavo la letteratura latina. E dice digerus a Meliboius, puoi venire a stare con me, cioè volevo per invitarvi, dico cita manac me cum poteras requiescere notte fronde superbilidi sub nobis mitia poma castana emoris et pressi copia lactis etiam summa propulvillarum culmina fuma maio respecat un tal artista montibus mundi. Bene, vi ringrazio per la presentazione.